Prossima tappa? Suzuki Solutions. E dopo 3 anni puoi decidere se tenerla, restituirla o sostituirla con una nuova Suzuki. Suzuki Solutions. Soluzione vincente. Suzuki. La più cordiale buonasera, ben ritrovati con l'informazione di prealpina.it, TG del 19. Apriamo con la cronaca e con una brutta notizia, purtroppo. Non ce l'ha fatta la 41enne di Cadrezzate con Osmate, caduta ieri nelle acque del Toce a Premia, in Val d'Ossola. Ricoverata nel reparto di rianimazione dell'ospedale Molinette di Torino, Ileana Todesco è morta nella tarda serata di ieri. La tragica caduta è avvenuta nel primo pomeriggio di ieri. La donna è scivolata nel fiume, battendo la testa contro le rocce e finendo sott'acqua. Poi i soccorsi e il volo con l'elisoccorso a Torino, dove purtroppo è spirata alcune ore più tardi. Ancora cronaca a Varese, momenti di grande apprensione nella serata di ieri al Campo dei Fiori, dove un romeno di 23 anni in compagnia di alcuni amici si era introdotto nell'area privata del Grand Hotel, chiuso ormai da decenni. E non appena il custode si è affacciato per invitare lui e i suoi amici ad allontanarsi, ha esploso alcuni colpi a salve verso il custode per intimidirlo. Sul posto le pattuglie della squadra volante della questura. Il giovane è fuggito, ma i poliziotti lo hanno bloccato, ammanettato e portato in questura. Della scacciacani non è stata trovata traccia, mentre la perquisizione a bordo dell'auto ha permesso di trovare una fondina con porta caricatore, una confezione di munizioni con 30 cartucce a salve e 3 coltelli di diversa lunghezza. Il 23enne è stato denunciato per porto abusivo di armi e minacce aggravate. Alta tensione alla Terminal 1 di Malpensa. L'allarme viene lanciato dai dipendenti aeroportuali per bocca dei sindacati. Negli ultimi giorni, infatti, complici affollamenti, ritardi e l'aumento dei controlli per l'emergenza sanitaria, si è registrata un'impennata di insofferenza da parte dei passeggeri. Si sono registrati un tentativo di schiaffeggiare un operatore al check-in, un accerchiamento, il lancio di una transenna, insulti e minacce. Aiutateci, non lavoriamo in sicurezza, il messaggio del personale di Malpensa. Il Cube Trasporti ha già chiesto un incontro a SEA e ad Airport Handling e ipotizza uno sciopero per accendere i riflettori sul tema sicurezza. Politica elezioni. Pippo Pitarresi, segretario del Partito Comunista di Varese, è il candidato sindaco per Sinistra Alternativa. Lo ha intervistato Pasquale Martinoli con la collaborazione per le immagini dell'agenzia Blitz. Quindi la sinistra fa una corsa solitaria a Varese? Certo, perché come dice il nostro slogan, noi siamo siamo la sinistra alternativa sia al centrodestra che a questo centrosinistra, che di sinistra non ha poco o niente. Cosa contestate all'attuale amministrazione di centrosinistra? Beh, diciamo che c'è stata una certa continuità con le amministrazioni precedenti, che ricordiamoci tutti che dal 92 sono state di centrodestra a traino leghista, ma che comunque ci sono stati dei piccoli cambiamenti che riconosciamo, ma che comunque non è stata una vera svolta di centrosinistra. Quali sono le priorità del vostro programma? Le priorità del nostro programma sono maggiore attenzione per quanto riguarda i servizi sociali, che tanti parlano, in inglese dicono welfare, ma noi diciamo che i servizi sociali, e quindi lo stato sociale delle persone, delle famiglie, dei lavoratori, dei giovani e soprattutto degli immigrati, perché a Varese ci sono tante persone che non sono aiutate adeguatamente, sia che siano italiane sia che siano immigrate. In chiusura torniamo alla cronaca, perché questa mattina un incendio ha distrutto la roulotte di un pastore in una zona boschiva di Castano Primo. Tutto è successo intorno alle 10.30, quando i vigili del fuoco volontari di Inveruno sono stati chiamati per un rogo scoppiato nella zona di via Forlanini.
Le fiamme hanno anche causato l'esplosione di una bomboletta del gas avvenuta prima che i pompieri con due mezzi arrivassero sul posto. È servita un'ora per sedare l'incendio ed evitare che si propagasse. Il pastore era lontano con il gregge, ma nei pressi della roulotte c'erano tre piccoli agnelli che sono stati per fortuna salvati dai vigili del fuoco. Bene, era questa l'ultima notizia, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento con il TG di Prealpina.it torna domani alle 19. Buona serata.